tutorial mostrerò come realizzare questa giacchetta molto primaverile che io ho deciso di chiamare giacchetta malva. Per quanto riguarda il filato, ho riutilizzato il filato con cui ho realizzato anche la giacchetta luce. Lo sto adorando. Questa volta però ho optato per il colore, scusatemi, il filato si chiama Kasba, è della BBB, è 100% cotone super mercerizzato. Questa volta ho optato per il colore 41, che è il colore malva rosato. È un colore spettacolare perché non è fucsia, non è rosa, non è un viola, un lilla, è proprio malva rosato e io l'ho adorato questo colore. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. E vi ricordo sempre che potete comprare il gomitolo singolo o il pacco da 500 grammi che è in offerta. Per poter realizzare questa giacchetta con cui io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5 e del 3 e ho utilizzato 400 grammi del filato. Quindi mi raccomando, se siete una taglia S come me, ma volete le maniche lunghe, vi occorrono 500 grammi. Se siete una taglia M e lo volete fare uguale a me, 500 grammi vi bastano. Se volete fare le maniche lunghe, andate a prendere 600 grammi. Per una taglia L vi occorrono 600 grammi per poter realizzare la giacchetta con la me, 700 per poter 700-750 per poter realizzare anche le maniche lunghe invece di fare a tre quarti. Io ho optato per delle maniche a tre quarti perché voglio sfruttare questa giacchetta soprattutto nel periodo primaverile, quindi con sotto un lupetto o una camicetta molto sottile, ma anche in estate, quindi con sotto un top, quando ci sono quelle giornate in cui tira un po' più di vento, tipo fine estate, inizio estate, e quindi una bella giacchetta va benissimo. Ed è poi questo colore, come vi ho detto, io l'ho adorato. È una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto. Io ho dato vita all'alto, l'ho fatta un po' più come posso dire, con grinze, se vogliamo dire così, perché volevo che mi desse lo stesso effetto di una famosa giacchetta che feci proprio all'inizio quando aprì il canale e che so che alcune di voi l'hanno anche rifatto ultimamente, che era però a mezzo maniche e però lunga sempre così e aveva le pigne in alto e l'effetto sopra mi è sempre piaciuto ed è una giacchetta che uso ancora adesso, quindi ho cercato di riproporla però non con le pigne ma con una lavorazione diversa. Scusate, un motivo diverso, però vedete si creano queste grinze qua sopra che io trovo veramente effetto chic. Quindi vedete, è perfetta comunque per indossarla tutti i giorni, ma anche sopra un bel top nero la sera, quindi qualcosa di un po' più elegante. La lavorazione, come vi dicevo, è top down, quindi si parte dall'alto, si lavora questa lavorazione molto molto semplice. Io naturalmente nel video tutorial vi dico anche come fare se dovete andare ad allargare ulteriormente la parte sopra e poi si lavora la parte sotto le maniche. Io per la parte sotto le maniche ho lavorato con il 3, mentre la parte superiore con il 3,5. Questo perché se continuiamo a lavorare con il 3,5 le maniche soprattutto mi sarebbero venute troppo larghe e se anche se questa giacchetta è bella larga non la volevo esageratamente larga, per questo sono andata a lavorare con il 3,5. Però naturalmente se siete una taglia M secondo me potete anche non fare aumenti in più rispetto a me, ma soltanto giri in più per arrivare agli scalfi e continuare a lavorare tranquillamente con il 3,5. Secondo me vi andrà benissimo, non vi stringerà assolutamente la maglia. E come potete vedere poi, una volta arrivata alla larghezza desiderata, il giro che va ripetuto è sempre lo stesso, quindi veramente la parte più bisogna stare più attenti è la parte di sopra, ma per realizzare le maniche la parte di sotto veramente vi porta via pochissimo tempo. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima giacchetta molto sfiziosa vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sfrozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan top down, io ho deciso di utilizzare il filato della Kasba, linea Kasba della BBB. È un cotone super mercerizzato che è bellissimo. Da qui sembra un po' fucsia il colore, ma in realtà si tratta di un malva rosato che è stupendo. È un po' più scuro rispetto a quello che vedete dalla telecamera, che qui sembra quasi un fucsia o un lilla molto acceso, ma in realtà vi posso assicurare che ha una tonalità molto più scura, molto molto più bella e particolare. Detto ciò,
Iniziamo a lavorare. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e ho montato 110 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5, quindi mi raccomando, chi deve farlo il collo un po' più largo perché è una taglia M o una taglia L o perché vuole il collo un po' più largo, essendo questo cardigan comunque un cardigan molto primaverile, allora andate ad aumentare tenendo appunto presente che devo aumentare di 5, 10 e così via. Io direi per chi vuole soltanto il collo un po' più largo di aumentare soltanto di 10, ma di 20 catenelle. Se invece siete una taglia M, andate a montare 20 o 25-30 catenelle. Per una taglia L andate sulle 40 catenelle in più o anche 45-50. Ripeto, dipende sempre da quanto volete largo il vostro scollo. Detto ciò, naturalmente questa volta non chiudiamo perché noi stiamo facendo un cardigan, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie 110 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle, questo è quello che andrò a fare per tutto il giro, quindi da qui ripeteremo sempre la stessa cosa. Quindi salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Prendo il filo, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, entrando nella quinta e di nuovo andando a fare 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. Devo fare questo per tutto il giro e vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto quindi il mio ventaglio e vado a terminare in questa maniera. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima catenella e vado a fare una seconda maglia alta. Ho terminato così il primo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 1, 2 maglie alte, 2 catenelle, una, 2, rientro altre 2 maglie alte. Una e 2. Quello che farò da adesso lo ripeteremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio successivo e di nuovo a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho l'ultimo ventaglio e realizzo un ventaglio, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta,
entro nell'ultima catenella che rappresentava la mia maglia alta, quindi nella terza catenella, e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto la maglia bassa di 2 catenelle, entro nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ultimo ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte e realizzo una maglia alta. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1, 2, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Scusate, 3 catenelle, 2 e 3, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il mio quarto giro, ho fatto la maglia bassa, le 2 catenelle e il ventaglio. Vado a terminare il giro facendo una maglia alta dove ho la prima maglia alta,
una maglia alta all'interno della terza catenella. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il quinto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 e 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, vado all'interno del ventaglio e vado a realizzare 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, 2 catenelle, una, due. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, una, due. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, una e due. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. 2 catenelle, 1 e 2. Entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro, vi farò vedere come finire il quinto e come iniziare il sesto. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto il ventaglio, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro. Sesto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho le 2 catenelle del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione. Prendo il filo, salto la prima maglia bassa, vado dove ho la seconda maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, una, due, 2 catenelle, 1 e 2, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. Catenella di separazione, prendo il filo. Salto la prima maglia bassa, vado nella seconda maglia bassa e di nuovo realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. 2, una catenella di separazione,
e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dalla ventaglia e realizzo il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, salto la prima, vado nella seconda maglia bassa, realizzo un ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, vado sempre a fare le mie ultime 2 maglie alte, quindi una, entro nella terza catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ok, vi giro la lavorazione, vado a fare il mio settimo giro e come sempre iniziamo sempre facendo le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi il nostro ventaglio, quindi si prende il filo, si va nell'archetto di 2 catenelle e si va a fare il ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, si rientra altre 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nel ventaglio successivo e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto di una catenella, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la prima delle 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi vado nel ventaglio, nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte, realizzo una maglia alta, vado una maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo, scusate, vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte, realizzo una maglia alta, vado una maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1, scusatemi, una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Allora, ho terminato anche il mio settimo giro facendo sempre le ultime 2 maglie alte. Adesso possiamo andare a fare il nostro ottavo giro. Allora, io non farò più aumenti perché come larghezza va bene, ma per chi deve fare degli aumenti spiegherò come fare. L'inizio è uguale per tutti, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra maglia alta successiva,
e andiamo a fare il nostro ventaglio all'interno dell'archetto di 2 catenelle, quindi una, due, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, una, 2 catenella di separazione. Allora, per chi non deve fare come iniziamo tutte quante insieme e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3. Ora io non devo fare aumenti, quindi andrò a fare direttamente le 2 catenelle. Chi invece deve fare un aumento, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta restante, in modo tale da passare ad avere 3 maglie alte a 4. Siccome invece io non devo fare più aumenti, dopo le 3 maglie alte andrò a fare 2 catenelle e vado direttamente da quest'altra parte a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Naturalmente poi chi ha fatto gli aumenti nel giro successivo andrà a fare 4 maglie alte, perché si troverà 4 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quello è per chi deve fare degli aumenti, quindi da 3 maglie alte deve passare a farne 4 e poi si procede normalmente. Quindi catenella di separazione, si va dove si ha l'archetto del ventaglio e si va a fare il ventaglio, 2 maglie alte, 2 catenelle, si rientra altre 2 maglie alte, catenella di separazione e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e si va direttamente dove si hanno le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Mi raccomando, invece, chi deve fare gli aumenti ne va a fare 4, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è il mio ultimo giro, nel senso che è l'ultimo giro con gli aumenti, poi si ripeterà, io adesso ripeterò sempre il mio ottavo giro, quindi sto facendo l'ottavo giro, andrò sempre a ripetere questo giro fino ad arrivare agli scalfi, quindi vi dirò alla fine quanti giri ho fatto. Naturalmente se fare 4 maglie alte per chi ha una taglia molto più grande non va bene fermarsi a 4, poi ne può fare 5, non è un problema quante maglie andate a mettere qui. L'importante è che una volta che avete messo le maglie giuste, quindi avete raggiunto la larghezza necessaria, procedete con quelle maglie, come sto facendo io, che procederò sempre avendo 3 maglie alte in questa maniera. Quindi io adesso continuerò, vi farò sapere alla fine quante volte ho ripetuto il giro fino ad arrivare a fare gli scalfi e poi vi farò vedere come mettere i marcatori e realizzare i nostri scalfi. Allora, io ho ripetuto il giro fino ad arrivare ad avere 12 giri totali, quindi dal primo fino all'ultimo ho ripetuto 12 giri e naturalmente ho ripetuto sempre lo stesso dall'ottavo fino al dodicesimo giro. Adesso posso andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io mi sono contata queste figure, non so neanche come definirli, comunque diciamo queste strisce realizzate non dai ventagli ma dalle maglie alte, quindi un'intera striscia, un intero motivo, questo qui, quindi 1 2, ne ho un totale di 19 e ne ho messi 2 avanti per lato, quindi 1 e 2, 5 dietro e 5 nelle maniche, andando a mettere dove ho il primo e l'ultimo, qui all'interno dove ho l'archetto delle 2 catenelle, il marcatore, poi ne ho un altro avanti e indietro e un quinto qui. Quindi ripeto, ho messo 5 motivi per la manica, 3 liberi e 2 dove ho messo il marcatore nelle 2 catenelle che mi separano le 2 strisce di maglie alte. 2 davanti, stessa cosa da questo lato, 2 davanti, 5 per le maniche e un totale di 5 dietro. A questo punto possiamo andare a lavorare il corpo della nostra maglia, del nostro cardigan, e io ho deciso di passare a lavorare con l'uncinetto più piccolo perché mi sono accorta che comunque mi va abbastanza largo, quindi voglio andare a lavorare con l'uncinetto del 3 e non più del 3 e mezzo, ma voi potete continuare normalmente con il 3 e mezzo se volete che comunque il cardigan venga bello largo, bello vaporoso. Io lo voglio un po' più stretto, quindi mi va bene sia vaporoso in alto, ma sotto e sulle maniche andrò a lavorare con il 3 in modo da stringere un po' la lavorazione. Adesso io vado a lavorare normalmente sempre il mio giro
Quindi vado a fare sempre le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi una, due, tre, e poi di nuovo maglia alta sopra maglia alta, e continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare dove ho il marcatore. E a quel punto vi farò vedere come creare lo scafo e come passare dal davanti al dietro. Allora, sto per arrivare dove ho il marcatore. Ho fatto il ventaglio, ho fatto la catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. 2 catenelle, 1 e 2, salto il marcatore e vado direttamente nella parte dietro. Vedete, questa è la parte dietro, qui è dove ho la manica, quindi vado direttamente qui. Dove ho le mie 3 maglie alte dietro, quindi vedete, rifaccio vedere, qui è il marcatore, questa è la manica. Vado direttamente nella parte dietro e vado a lavorare le mie 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 2 e 3. Catenella di separazione, continuo a lavorare normalmente. Io adesso sto lavorando nella parte dietro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera. Posso anche già togliere il mio marcatore perché tanto abbiamo unito. Poi naturalmente vi farò vedere come, quando andremo a fare la manica, come evitare che si formi un foro troppo grande sotto, però adesso continuo a lavorare fino ad arrivare al marcatore successivo e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sto terminando la parte dietro per poi passare di nuovo alla parte avanti, e qui la mia manica. Quindi di nuovo ho fatto la catenella, vado dove ho le 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Catenelle, 2 catenelle di separazione. Salto il mio dove ho la manica, vado direttamente nella parte avanti, subito dopo il marcatore, nella parte avanti dove ho di nuovo la striscia di 3 catenelle, e vado di nuovo a scusatemi, di 3 maglie alte, e vado di nuovo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. In questo modo di nuovo qui ho la mia manica, che posso anche andare a togliere il marcatore, e adesso continuo a lavorare sul davanti e poi vado normalmente a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi io, quando andrò a fare il giro dopo, farò sempre 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quindi si torna a lavorare normalmente il giro come stavamo lavorando prima, e continuo sempre con il mio stesso giro fino alla lunghezza desiderata. Quindi io alla fine vi dirò quante volte ho fatto il giro. Ricordatevi solo, ecco, ve lo faccio vedere qui che si vede meglio. Giro così, così riuscite a vedere meglio. Questo è lo scalfo della manica. Io poi, quando tornerò a lavorare, naturalmente andrò a fare sempre 3 catenelle, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E continuerò a lavorare così per tutta la mia lunghezza della mia giacchetta, e poi vi farò vedere come fare le maniche, come fare in modo che qui non si formi un foro. È una maniera molto semplice, però ve la farò vedere in modo tale che quando andate a fare la manica evitiamo di fare il forellino qua sotto. Quindi continuo a lavorare il mio giro, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro. Non so ancora quanto la farò lunga, se farò una giacchetta o un cardigan, quindi farò che mi arriva sotto al sedere. Devo ancora un po' decidere questo, però nel frattempo continuiamo a lavorare in questa maniera. Ho terminato di lavorare la parte di sotto e io ho lavorato per un totale di 37 giri. Non ho fatto alcun tipo di aumento, la maglia comunque va ad allargarsi da sola quando andremo a fare poi a mettere il bottoncino in alto. Quindi possiamo dire che adesso la mia parte di sotto è terminata e adesso posso andare a fare gli scalfi.
Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto del 3, quindi vado a stringere un po', però mi raccomando, chi ha una taglia più grande o chi vuole che comunque la manica vada larga, per me già va larga così, con i 3,5 andrebbe veramente troppo larga. Andiamo a fare in questa maniera. Sapete che io solitamente inizio dal centro, questa volta invece inizio dal gruppo di 3 maglie alte libero. Vedete, qui è dove ho l'attaccatura del davanti e del dietro. Io andrò a lavorare qui, dove ho le prime 3 maglie alte libere, e vado a lavorare normalmente il mio giro, come ho sempre lavorato fino adesso. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Quindi 1, 2, 3, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta. Quindi adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, vi farò vedere come chiuderlo e come andare ad evitare che si faccia un foro, ma attaccheremo in modo tale da evitare che si faccia un foro sotto il braccio, e poi i giri continueranno a essere quelli normali che abbiamo sempre fatto, solo la chiusura del primo giro sarà diversa, poi andremo a fare sempre come abbiamo fatto fino adesso. Quindi io continuo a lavorare così, ci vediamo verso la fine del giro. Allora, ho fatto le ultime 3 maglie alte e vedete, io qui all'inizio del giro avevo le 3 maglie alte. Qui ho 3 catenelle, 3 catenelle anche qui, 3 catenelle anche qui. Per chiudere il mio giro vado a fare in questa maniera. Una catenella, vado nelle catenelle qui di separazione, quindi vedete, non vado in queste, non vado in queste, vado in queste qua in basso. Entro nella catenella centrale e vado a fare una maglia bassissima, catenella, e vado dove ho iniziato il mio giro, quindi dove avevo la terza catenella, dove avevo 3 catenelle, dentro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Abbiamo fatto così il nostro scalfo e vedete, qui non si è formato alcun tipo di foro, ma abbiamo questi 3 forellini, e quando andremo a fare i prossimi giri qua faremo 3 maglie alte, 3 catenelle e chiuderemo. Comunque vi farò rivedere come, però vi potete vedere, quindi io ho saltato le tre catenelle qui, sono andate nelle seconde catenelle in basso, sono nelle 3 catenelle in basso, sono entrata nella seconda, ho fatto una maglia bassissima, poi una catenella, ho chiuso il giro e adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado a lavorare normalmente il mio giro. Vi farò vedere quindi questa volta come terminare il giro, che poi è quello che andremo sempre a ripetere, perché non dovremo fare più il giochetto, ma che abbiamo fatto qui per evitare che si facesse il foro grosso, ma andremo a chiudere normalmente il nostro giro. Quindi io continuo, ci vediamo alla fine del giro e come vi ho detto vi farò vedere come terminarlo. Scusate, ho detto 3 catenelle, ma in realtà sono 2, quindi 2 catenelle, 2 catenelle, 2 catenelle. Non so perché ho detto 3, ma sono 2, scusatemi. Ho fatto tutto il giro, lo sto per chiudere, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare le 2 catenelle, 1 e 2, e vado direttamente dove ho la terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Ecco, questo è quindi il giro che andremo a fare per tutta la lunghezza della nostra manica. Non farò una manica lunga, la voglio fare a 3/4, quindi vi dirò quanti giri ho fatto e poi decideremo se fare qualche bordino, ma voi sapete che non sono tanto amante dei bordini, però andremo a lavorare comunque. Per adesso lavoro la manica e vi farò sapere quanti giri ho fatto. Ho terminato la prima manica, ho fatto un totale di 25 giri che mi ha portato via un intero gomitolo, perché ho iniziato la lavorazione con un gomitolo nuovo proprio perché volevo vedere un po' quanto me ne consumava, e adesso andrò a fare l'altra manica utilizzando un altro gomitolo, e poi come vi ho detto andrò a decidere se fare delle diminuzioni dei bordini oppure no. Ho terminato di fare entrambe le maniche, alla fine ho deciso di mettere il bottoncino qui in alto, uno solo, non ne metto di più perché mi va bene che sia bottoni solo in alto, sapete che preferisco questo genere di giacchette, di giacchette o di cardigan che si abbottonino poco, quindi ho messo il bottone solamente qui in alto. Quindi la mia giacchetta è terminata.